Passare dalle parole ai fatti, questo è il monito che accompagnerà tutta la terza edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, manifestazione destinata ad andare avanti fino al 6 giugno attraverso numerosi appuntamenti, inaugurata all'Auditorium Parco della Musica di Roma attraverso un incontro al quale partecipa pure Giuseppe Conte. Lo sviluppo sostenibile è una prospettiva imprescindibile per tutti i decisori politici che intendono contribuire a migliorare la qualità di vita dei cittadini e a costruire nel nostro pianeta, sul nostro pianeta, un futuro di pace, di equità e di prosperità. La kermesse prende il via a pochi giorni dalla tornata elettorale che servirà per dare forma al nuovo Parlamento europeo. L'ASVIS, che promuove l'intero progetto, non manca di appellarsi alle istituzioni per esortare all'impegno in vista di sfide economiche, sociali e ambientali pressoché imminenti. L'agenda 2030 deve essere il centro di tutte le politiche europee, monitoreremo cosa accade a livello nazionale. E ha chiesto alla Commissione europea una strategia entro il 2019. Ha chiesto che gli SDGs, i 17 obiettivi, siano al centro delle priorità strategiche. Quanto a Conte, il Premier nega come il presunto astio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio possa andare avanti anche dopo il voto. Lo escludo perché chiaramente sono anche una dialettica che ricondurrei alla competizione chiaramente elettorale che è in corso. Il capo del governo mette pure le cose in chiaro in merito alla fase di stallo riguardante i provvedimenti sostenuti da Lega e 5 Stelle che tuttavia non andrebbero ritenuti bandiera. Diciamo che tutti i provvedimenti che il governo approva, che porta avanti, realizza e persegue sono dei provvedimenti che evidentemente sono considerati significativi, importanti nell'interesse dei cittadini, per perseguire un'azione di governo, quindi non parlerei di provvedimenti in bandiera, sono due provvedimenti su cui stiamo lavorando, ci siamo aggiornati e continueremo a lavorare. Se lo sviluppo sostenibile risulta essere uno degli obiettivi principali dell'Unione Europea, il vecchio continente rimane proprio la regione geoeconomica più sostenibile del mondo, un'occasione da sfruttare.